Buongiorno a tutti, oggi mi trovo nel comune di Sormano, in provincia di Como, nel cuore del Triangolo Lariano. Siamo nella Vallassina, la valle di Asso, e andremo a scoprire un territorio di interesse archeologico e geologico, oltre che un antico castagneto che in questo posto ha fatto la sua storia. Il punto di partenza di questo percorso si trova presso la chiesa dei Santi Cosma e Damiano, che risale al XII secolo. Fu fondata sui resti di una chiesa paleocristiana risalente al VI e VII secolo d.C. Si dice che la chiesa fu innalzata di proposito lontano dal borgo antico di Rezzago per preservarla da eventuali invasioni barbariche. Cosma e Damiano erano due fratelli gemelli di religione cristiana nati in Arabia. Studiarono per diventare medici, ma la loro professione era legata più alla devozione che alla professione. Infatti non si facevano pagare. In Arabia venivano soprannominati anargiri, che significa senza argento, senza denaro. Questa loro attenzione verso i malati era uno strumento di apostolato che però costò loro la vita. Infatti furono martirizzati per ordine dell'imperatore Diocleziano, si pensa nel 303, e per il quale vennero decapitati e successivamente divennero santi. Al progetto di questa chiesa pare che abbiano lavorato i maestri Comacini, che sono stati i precursori del romanico lombardo. Intorno al lago di Como ci sono molte chiese che hanno questi aspetti massicci, fatti di pietra squadrata, archi e volte molto pesanti che donano un aspetto mistico a queste chiese. La leggenda dice che questo elegante campanile, posizionato strategicamente sulla valle, in passato veniva utilizzato come torre di avvistamento in caso di attacchi barbarici. E da qui partivano dei segnali di fumo che mettevano in guardia le popolazioni di Asso, Lasnigo e Barni, in modo che si preparassero ad affrontare la guerriglia. Oggi la chiesa è chiusa, ma all'interno si possono vedere degli affreschi del XV secolo di Andrea de Passeris. Questi manufatti sono venuti alla luce nel 1985, durante lo scrostamento di due strati di calce che erano stati dati durante l'epidemia della peste. Dunque, dopo questa breve visita alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano, è ora di incamminarci verso la montagna e andiamo a scoprire un fenomeno geologico di questa vallata molto interessante. Seguitemi. Quando vi inoltrate nel paese, godetevi appunto le sue viuzze strette fatte di case antiche, di pietra e legno. Sono ai margini del paese, mi sono abbassato un po' nella valle e sto superando adesso il ponte sul torrente Rezzago. È un corso d'acqua che nasce qui sulle pendici del Monte San Primo e diventa più a valle in prossimità di Asso, affluente di destra dell'Ambro. Poco oltre il torrente, in prossimità di questo masso erratico, possiamo vedere la chiesa dell'ex Lazzaretto, Madonna dei Morti. Risale al XVII-XVIII secolo e fu costruita in memoria dei morti della peste.
Ho guadagnato un po' di quota e mi sono addentrato nel vallone di Rezzago. Mi trovo in un punto di interesse geomorfologico. Qui possiamo vedere le piramidi di erosione, come dice il nome scientifico, che a livello locale vengono chiamati funghi di terra. Andiamo a vederli più da vicino e vediamo come si sono formati. La formazione geomorfologica del triangolo lariano è molto varia. Nel sottosuolo sono presenti rocce calcaree autoctone, miste con sedimenti di natura alpina, depositati qui dal ghiacciaio del Quaternario circa 20.000 anni fa, che provengono dalle vallate alpine della Valtellina e della Val Chiavenna. Nel corso dei millenni la vallata è stata modellata dagli agenti atmosferici e dalle piogge meteoriche che hanno dilavato il terreno asportando le parti più soggette ad erosione, che sono le sabbie e il limo, lasciando scoperte le parti più solide, che sono quelle di natura, granitica. Qui vediamo il fungo visto da vicino e possiamo notare che è composto da due materiali differenti. Abbiamo il gambo, composto da sabbia, limo e ghiaia consolidata, e una parte di granito sopra che fa da cappello. È proprio lui che protegge tutta la colonna sottostante dalle piogge meteoriche e dagli agenti atmosferici. Questo ovviamente è un fenomeno che dura da millenni, ma non è eterno. Con il tempo è destinato anche lui a crollare e a lasciare spazio ad altre formazioni dello stesso genere. Proseguendo lungo il percorso nel bosco si arriva a un altro fungo di terra. Si distingue un po' da quelli precedenti perché non è intorno nessuna parete. Di conseguenza ci lascia immaginare quanto materiale è stato eroso qui nel corso dei millenni. Più a monte si raggiunge il pianoro di Enco, dove è presente il secolare castagneto, già presente sui mappali del catasto teresiano del 1721. Qui da secoli esiste lo Ius plantandi, che dà diritto alle popolazioni locali di coltivare alberi da frutta sul suolo pubblico. Su molti tronchi sono ancora presenti dei cartelli con una numerazione che distingue appunto la famiglia proprietaria della pianta. In passato, nelle zone alpine e prealpine, il castagno veniva coltivato principalmente per il sostentamento familiare. E le castagne venivano raccolte, fatte essiccare e poi si ricavava la farina per fare il pane tutto l'anno. Eccomi sulla parte soliva di questo bellissimo percorso ad anello. I raggi del sole cominciano a scaldare un attimino rispetto a quello che era la frescura del bosco sulla parte opposta. Come vedete, sono arrivato alle porte di Rezzago nuovamente, e per cui il percorso può definirsi chiuso. Spero che sia stato di vostro gradimento. Vi invito a venire di persona a visitarlo perché è molto corto e anche adatto, per i bambini. Quindi, vi saluto qui e vi do l'appuntamento per il prossimo progetto. Grazie di avermi seguito. Ciao a tutti.